passo dopo passo siamo arrivati alla rubrica della Lisa. Esatto. Quindi adesso ti presento per bene, perché questo va bene, è il momento ufficiale, quindi Lisa Gozzi, personal coach, e potete trovare dei suggerimenti e delle informazioni su quella che è la sua attività, quindi coaching, su www.oltreorigine-coaching.it. Grazie. E adesso, grazie mille. Adesso non scappi, vorrei sapere cosa pensi tu dell'argomento della serata, che è: la felicità per me è essere sotto i riflettori. Allora, stasera ci lasciamo ispirare dalle parole di Robert Diels, che è un sviluppatore della programmazione neurolinguistica, che ne abbiamo già parlato alcune volte. Un pochino. Quello di essere ammirati, visti, riconosciuti, ricevere gratificazione è un bisogno naturale più autentico della natura umana. E il fatto che le persone vengano viste e considerate porta loro ad avere un senso di sicurezza, di serenità. Non sentono più la necessità di ricevere attenzioni o di ricercare attenzioni, quindi di fare qualcosa di particolare per poterla avere, ma si rilassano e sperimentano appunto un senso di sicurezza e di appartenenza. Quello di sapere di essere unici e di avere qualcosa di unico da dare è un bisogno che abbiamo, che ci permette, quando viene riconosciuto, di rispettare quello che è il desiderio naturale di tutti di esprimere naturalmente la nostra unicità e quindi liberamente la propria creatività anche. Che spesso noi usiamo e citiamo. Essere unici non significa essere migliori di qualcuno, oppure essere i migliori o essere superiori a qualcuno. L'unicità è l'insieme delle caratteristiche che caratterizzano una persona e che appunto la rende unica, lo dicono i nostri polpastrelli. Siamo unici davvero e ognuno ha le proprie caratteristiche, ognuno ha la propria unicità. E per fortuna, aggiungerei. Sì, sì. Il riconoscimento da parte degli altri, come abbiamo detto poco fa, di possedere qualcosa che è unico e che abbiamo soltanto noi, dà una motivazione e un'energia incredibile per poterla esprimere. Quindi dopo vediamo, diamo un esercizio per poter agevolare questa cosa. Perché ci dobbiamo allenare tanto. Però prima di arrivare all'esercizio ci sarà una clip. Sì. Assolutamente. Ecco, questa volta hai scelto un film strano. È vero. È sempre in tema Lisa, perché è un po' fantasy, però è diverso dal solito. È Avatar. Avatar. Sì. Allora ci guardiamo la clip e poi ci spieghi perché l'hai scelta. Io ti vedo, che è l'unica frase di questa clip, ma è molto molto profonda. Ho trovato questa clip, anche se non era molto lunga, ma è cortina, ma ha veramente un concetto molto molto particolare. L'espressione che usano i Navi, che sono appunto i protagonisti speciali di questo film, non è tanto io ti vedo davanti a me, ma è io vedo dentro di te. Quindi io vedo il tuo cuore, vedo il tuo spirito, e siamo in tema con il luogo in cui siamo. Vedo che esisti, ti accetto per quello che sei e evito di tentare di trasformarti in qualcosa che piace a me o qualcosa che mi rappresenta o che mi somiglia. Quindi imparo a volerti bene, ad apprezzarti per quello che sei. Ti vedi o ti giudichi troppo? Quindi rispettiamoci. Vediamoci, riconosciamoci, mentre vediamo e riconosciamo anche gli altri. E veramente, dicendolo qui stasera, lo ricordo anche a me, che è importante allenarsi a vedersi, riconoscersi e a vedere gli altri dentro per quello che sono, oltre l'apparenza. Che meraviglia, ma come possiamo fare per riuscirci? Un bel esercizio. Ah no? Siete pronti? Sì. È ora di allenarsi. La disattenzione, la noncuranza, l'indifferenza feriscono tutti, più o meno, magari chi più chi meno, feriscono tutti quanti. A tutti fa piacere quindi essere visti, considerati e riconosciuti. Pertanto siate generosi di complimenti sinceri, siamolo tutti, facciamo in modo di esserlo tutti. Quindi l'esercizio di oggi è molto semplice: apprezzate, fate complimenti sinceri,
guardate il mondo, osservate le persone, le attività, ciò che fanno, come lo fanno, qual è la loro unicità e fate complimenti sinceri. Dal cuore, sì. Dal cuore. Dal cuore, esatto. Questa sera di cuore ne percepiamo sì, tanto. Sì. Beh, questo dai, è anche bello sì, come esercizio, sì, sì, poi sì, non sembra neanche difficile. Così possiamo stare tutti sotto i riflettori con serenità. Che meraviglia. Grazie Elisa per le tue perle. Grazie a voi, grazie mille a voi. In un qualche modo. Grazie, grazie. Allora.